Io sono Bulbasaur. Ed io sono Squirtle. E questo è Pokémon. Oh, i miei biscotti sono pronti. Stavi preparando dei biscotti? Sì, volevo acquistare nuove robe, quindi io ho deciso di provare con la cucina. Visto che oggi è la festa del mondo, volevo anche preparare qualcosa di buono da mangiare. Capisci, no? Oh, una buona idea, perché non me ne fai provare uno? Lo subito, vado un attimo a prenderli. Eccoli qua. Squirtle, questi sono degli Oreo. Esattamente, ma sono, non li hai cucinati? Che... Ma che oltraggiosa calunnia, pensi che non sei capace di cucinarli? Sono i miei preziosi Oreo? Oh, beh, Squirtle... Sono già a temperatura ambiente, appena sono uscite a 2 minuti dal forno. Vanno ognuno il suo calore specifico. Beh, se io o vado a mangiarli, Ilan, sono stati altro che... Patatine. Patatine piccanti. Formaggio. Ti piace la mia ricetta? La personale, no. La mia bocca è così confusa. Come hai fatto degli Oreo a patatine piccanti? Come hai... E perché hai fatto? Per come hai fatto? I bacon mi hanno incresciato. L'amore! E anche un po' di peperoncino siciliano. Oh, no. La cura dell'acqua! Eccola qua, è tranquillo, non è la mia pistola acqua. Sono presa dalla pozzanghera qua fuori. Ora che la mia bocca non sta più soffrendo, oggi abbiamo 2 ospiti molto speciali per voi, ragazzi. Io visto che oggi è la festa della mamma, un giorno in cui si celebra i genitori, abbiamo deciso di dare 2 ospiti della famiglia a di Pokémon Talk. Tu hai... Talk. Tu hai fatto cosa? Sorpresa, Squirtle! Ti hanno toccato, sto benvenuto ai genitori Squirtle! Ciao, signora Blastoise, grazie per essere venuta surfando qui. Aspetta, dov'è tuo marito? Oh, sta parcheggiando. Oh, sarà qui tra... Oddio. Oh, ci sono quanto poco che posso parcheggiare, davvero. Devo espandendo quello. Ciao, mamma! Sono felice di vederti, anch'io sono... Vederti, Squirtle. Come... Cosa... quali... I benesseri... Di quali benefici della salute parlerete oggi? Benefici della salute? Ma di chi sta parlando? Noi vi parleremo di come la lattuga ti fa fare la cacca! Così... Questo... Fa fare la cacca, scritto, ma tutto il cibo fa fare la cacca. E poi di come ti fa rendere la pelle verde. Oh mio Dio! Non è quello che è successo al nostro vicino Machamp! No mamma, quello è solo Shiny! Ma tutti voi siete al pericolo! Ho scritto, ma che diavolo sta facendo? Mamma, perché non vai a prendere dei campioni in cucina per noi? Certo, oh figliolo, qui sono ben sai cosa urbare da medici. Prenditi tutto il tuo tempo, ok? Bene, allora vado. Bulbasaur, perché hai invitato i miei genitori qua? Non me l'hai detto, pensavo fosse una bella sorpresa per te. Pensavo fosse una bella relazione con i tuoi genitori. Ori, infatti... Sì, è così, ma... Ecco... Non li ho mentiti. Loro pensano... Okay. Che vuol dire? E loro pensano che io sia un dottore. Volevano farmi avere una carriera stabile, ecco, no? Cioè, ma ecco... Oh, quindi... Li ho mentiti? E che gli ho detto che sono... Devo restare in medicina, ma in realtà... Ero venuto qua per... Fare della cosa. Devo rifarla. Mia madre pensa che sia un dottore, cosa? Ma perché? Ecco, volevano che entrasse in una carriera più economicamente stabile e sicura, e quindi io ho mentito. E quando veni qua per entrare nel mondo dell'intrattenimento, gli dissi che in realtà andavo a stare vicino. Per un po' è stato facile, ma poi hanno visto la mia faccia su tutte le cose, quindi avevo detto che stavo partecipando a un show di medicina, come il dottor Nicky Rhodes. Capisci? Beh, non ci hanno mai visto. Allora, beh, soltanto perché mia madre non sa usare i computer, sa usare la TV e i
tasti, cambio canale, volume, ma del resto non sa niente di tecnologia. Una volta avevo chiesto di di comprarmi una nuova tastiera, visto che le pensavo fosse uno strumento musicale, è andata. Mi trovo con una pianola che manco uso. Vabbè, aia. Quindi mi posso per favore, ti chiedo se soltanto per questa volta di me. Sapete che questo sia un talk show di medicina, poi non lo faremo più. Non lo prometto. Non mentiremo sui nostri miei genitori. Su cosa parla di questo talk show. Non mi sa tanto di mentire a tua madre, sa. Eccomi qua. Non ho trovato alcuni dei campioni medici, però ho trovato questi deliziosi biscotti. Sembrano buoni. Ora adesso provo. Non farlo. Sono i nostri campioni di oggi che servono per dire che Ioreo ti causa noi il cancro. Già, ma sono stati gli fili per il culo. Molti minuti dopo. Ed è per questo che è mandare letteralmente merda per fare bene ai nostri intestini. Ok, e in cosa interessate? Grazie. Tu partecipi a questo talk show o sulla medicina, in geni, in medicina, oh, grazie, ma stiamo per finire il tempo, quindi, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio, parliamo di Let's Go Pikachu e Divi, e, cosa? Ma, perché, è proprio loro, cacchio, i giochi hanno delle pozioni, sì, ma sono comunque dei giochi, mi stai nascondendo qualcosa, Squirtle? Ecco io. Oh mio Dio. Devo dirti la verità, mamma. Devo dirti la verità, mamma. Non sono un dottore. Cioè, sì, conduco questo talk show, ma non è sulla medicina. Ecco. È la verità. Allora su cos'è? Sì. E vabbè, cose a caso divertenti. E va, ecco. La verità è che non ho neanche partecipato tanto medicina, neanche per un po'. Ah sì, e allora perché ci hai mentito per tutto questo tempo? O perché voi mi stavate pressando sull'avere una bella lavoro e quindi io non volevo deludervi. E vi volevo farvi credere che... E ho squinto. Lo sai davvero avevi tutto voluto mentire per averci... Noi siamo venuti noi tu. Oh. Vabbè, Squirtle, ti voglio bene. Ti perdono per averci mentito. Ma per favore, non farlo più, ok? Io vado a bordo, lo prometto. Lo prometto. Ti voglio bene anch'io, mamma. Vabbè, Squirtle, sono contento che sia tutto andato bene con i tuoi genitori. Aspetta un attimo. Oh, genitori. Dov'è tuo padre? Ah no, figliuolo! Ma come stai? Scusate se ci ho messo così tanto, ma non trovo parcheggio. È davvero possibile che ci... se il parcheggio sia pieno quando ce lo sai poco possono guidare? Ah, ciao papà, vedi? Io sono un non dottore. Ciao dottore, io sono papà.